con le condizioni meteo e anche del campo, diceva Zeman, difficili, serviva qualcos'altro, quel qualcos'altro lo ha messo il Messina con la voglia di aggredire la partita. Sì, noi sapevamo che giocavamo contro una squadra importante, una squadra che se la lasci palleggiare ti mette in mezzo e va in difficoltà. Dovevamo essere bravi a impedirgli il palleggio e soprattutto al rifornimento agli esterni tra le linee, e i ragazzi hanno fatto una partita eccellente, hanno interpretato così bene tutto quello che gli era chiesto di fare. Poi per il vento è soffiato una volta per uno alle spalle, perciò il vantaggio diciamo che era per tutti e due squadre, e lo svantaggio nello stesso modo. Assolutamente. Anzi, devo dire che noi forse il secondo tempo, vento contrario, siamo riusciti a giocare anche di più rispetto al primo. E per onor di cronaca va detto che è andato più vicino il Messina al 2-0 che non il Pescara al pari, perché tramite quella punizione con la spizzata di Brosco, che è stato bravo Fumagalli, il Pescara non ha mai tirato in porta, mentre il Messina ha avuto, almeno sull'errore di Messic, una limpida palla per il 2-0 e poi anche altre opportunità. Sì, c'è stata quella appunto di Kragel che non è riuscito a chiudere in porta, poi c'è stata Zuppel che due volte poteva chiudere la partita sul 2-0, è stato bravo il portiere. Devo dire che va dato merito al Messina, che ha fatto una grossa partita, una prestazione importante, e ha fatto un risultato pieno contro una squadra fortissima, ma meritatamente. Le chiedo, perché ce lo chiedeva Massimo da studio, poi non essendo io un giocatore, un ex giocatore, quindi un esperto, non so dare una risposta. Terreno di gioco è migliorato nelle ultime settimane rispetto all'inizio? Sì, rispetto a prima sicuramente sì, adesso è quasi un buon campo, ancora non ci siamo del tutto, però diciamo che è più vicino ad essere un buon campo, mentre prima era un po' più... No, il campo non credo che oggi abbia influito, anche perché un po' di pioggia l'ha reso un po' più morbido e il controllo della palla era pulito. Non credo che questo abbia inciso. Le chiedo un'ultima cosa, lei ha parlato di non far palleggiare il Pescara, in quest'ottica la scelta sua di incollare Balde su Palmiero? Sì, Balde diciamo che da seconda punta aveva il compito di schermare Palmiero, di farlo giocare meno possibile e soprattutto poi nel momento in cui avevamo palla di trovarsi lo spazio tra le linee alle spalle di Palmiero, così come ha fatto nell'occasione del gol, perché sapevamo che lì potevano soffrire. Ecco. Una domanda da studio per il tecnico del Messina e poi lo liberiamo, gliela giro io, Massimo. Sì, intanto io faccio personalmente i complimenti a Raciti, perché dopo l'impresa salvezza dello scorso anno si sta ripetendo anche quest'anno, però la domanda la fa Fabio. No, proprio in ottica di questa considerazione, la mia è una curiosità, come mai non è stato confermato quest'estate? È stata una scelta sua personale o è stata una scelta della società di cambiare? Allora, intanto in studio da Massimo Profeta e Fabio Ferraresi arrivano i complimenti per il lavoro che sta facendo e le chiedono, grazie, come mai, visto che l'anno scorso ha centrato una brillante salvezza, non è stato confermato e dovuto tornare a stagione in corso. Scelta sua? No, naturalmente mi era rimasto un po' d'amaro in bocca, infatti però la società ha scelto di prendere un profilo importante come Gaetano Auteri, un profilo che in Serie C è un vincente, ha una storia importante. E questo diciamo che mi ha un po' mantenuto nella delusione, ecco. E la delusione pesava meno appunto perché hanno scelto un tecnico importante, mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di iniziare. Quest'anno poi il presidente mi ha richiamato, vediamo cosa succede a fine campionato, se ci salviamo.